Alla tappa di Molinella di Una ragazza per il cinema 2014 abbiamo avuto il piacere di incontrare la stilista Claudia Deserti dell'omonimo atelier. Quali sono state le caratteristiche che ti hanno indirizzato nella scelta dei vestiti per questa serata? Fondamentalmente la prima caratteristica dei miei abiti è l'eleganza. Anziché scegliere abiti corti come faccio di solito, questa sera farò sfilare solo abiti lunghi, quindi solo abiti prettamente da sera e molto eleganti. Quindi questa è stata la prima, diciamo, scelta che ho fatto. Abbiamo modo quindi di assistere ad una sfilata di vestiti particolarmente eleganti. Sappiamo saranno in abbinamento a gioielli di particolare pregio. Sì, esattamente, gioielli Xento di cristalli che si abbinano perfettamente al tipo di abito che faccio io, perché anche per loro l'eleganza e la qualità è una caratteristica fondamentale. Di conseguenza i capi presentati insieme in questo modo, diciamo, valorizzano uno, valorizza l'altro. È noto che le modelle di Una ragazza per il cinema presentano, oltre che la loro bellezza, anche le loro capacità artistiche. Questa è stata una fonte di ispirazione per le tue scelte? Beh sì, diciamo che è proprio la questione cinema, quindi la questione film, di conseguenza costume elegante, sempre poi quella che mi ispira, quindi il concorso Ragazza per il Cinema, diciamo che un po' racchiude un po' quello che io penso riguardo alla recitazione. Naturalmente molte delle ragazze sanno fare tante altre cose come ballare, il che fa modo di avere un fisico perfetto da poter indossare questi abiti. C'è chi di loro ha una voce stupenda, perché anche la musica è molto importante nell'ispirazione dei miei abiti. Per esempio, molti dei miei abiti sono creati su canzoni che mi fanno provare emozioni molto forti. In un altro importante evento abbiamo avuto il piacere di vedere i tuoi abiti, in occasione del backstage di un musical che in questo momento è in tour per l'Italia. Sì, è il musical di Evita, fatto in collaborazione con Xento e Alessandro Castaldi del Blue Fashion Group come fotografo. Ho avuto l'onore di poter partecipare a questo musical con alcuni abiti, tra cui l'abito da sposa di Evita Peron. In realtà esiste anche un altro musical a cui ho partecipato, che ha debuttato a Caserta in marzo e che comincerà il tour a settembre, che si chiama Florissienta. Anche lì ho dato abiti da sposa e abiti eleganti alle protagoniste.